come gestire i narcisisti e vivere felici ed essere felici. Allora, per prima cosa però iscriviti al canale e attiva la campanella così riceverai le notifiche dei miei video. Iscriviti anche al mio nuovo canale YouTube Cammino Iniziatico di cui c'è il link postato e ti ricordo che sul canale se vuoi ti puoi abbonare, puoi fare una piccola donazione cliccando sul tastino col dollarino. Ma veniamo al tema, come gestire i narcisisti, come gestire un narcisista, riprendere il controllo della tua vita ed essere felici. Ci sono diverse soluzioni, diciamo, per levarti dei coglioni narcisisti, ma ovviamente la prima cosa fondamentale è quella di identificare, di capire se hai a che fare con un narcisista o meno, perché come dire, noi abbiamo di fatto dei meccanismi di difesa che ci proteggono fondamentalmente, un saluto a Roxy, un saluto a Mafalda, dalla possibilità di, come dire, ci proteggono dalle cose negative, ma dobbiamo diventarne consapevoli. Quindi imparare a osservare alcuni comportamenti direi che è una cosa basilare, una cosa buona e giusta. Imparare a riconoscere i comportamenti. Quindi, salutiamo anche Rosy. Gli individui narcisisti hanno un senso di importanza grandioso, no? Si sentono superiori a tutto e a tutto. Richiedono costante ammirazione da parte degli altri. Si aspettano, hanno questa esigenza, questa ferita narcisistica che deve essere sempre continuamente alimentata, no? Si aspettano di essere riconosciuti, di essere adulati, di essere si aspettano di essere dei vitelli d'oro pregati. Hanno un senso esagerato del sé che ovviamente comunque ricorda il fatto che di fatto hanno una profonda insicurezza in se stessi. Questo bisogna tenerlo presente, hanno una profonda insicurezza in se stessi ed è solo una fantasia quella di essere superiore agli altri. Hanno fantasie, diciamo, fantasie di potere, fantasie di successo, fantasie di bellezza. Pensano anche le donne narcisiste, pensano di essere strafighe. In realtà non lo sono. Amano controllare gli altri e amano sminuire le altre persone. Insomma, si aspettano favori da tutti. Senza concedere niente praticamente. E poi il loro egoismo, perché ricordiamo che il narcisista è anche egoista. Poi ripeto, tanto non è che nessuno farà una diagnosi perché loro non si faranno fare una diagnosi da uno psichiatra, salutiamo anche Jennifer, da uno psichiatra o da uno psicologo, quindi non lo saprei mai effettivamente. Ma anche se sono persone fortemente egocentriche, fortemente egoiste, va anche bene, cioè nel senso che anche questa tipologia di persone è comunque da scartare, ovviamente, da levarti dai coglioni, da levarti dai maroni. Sono tutte cose fondamentali che devi tenere in considerazione, quindi levarti dai coglioni è la cosa importante. Quindi le loro azioni, la loro comunicazione è tendenzialmente passiva-aggressiva, non è mai assertiva, quindi talvolta fanno delle sceneggiate, diciamo, isteriche, talvolta no. Ecco, questo è intanto, talvolta appaiono lunatici, talvolta appaiono depressi, soprattutto i narcisisti cover, talvolta manifestano un senso di grandiosità, hanno difficoltà a gestire il rifiuto e sono, tra virgolette, abusanti. Questo devi tenerlo presente, è un punto fondamentale. Ovviamente i narcisisti sono anche tossici, sono personaggi tossici, sono relazioni tossiche quelle che metti in atto con un narcisista, perché ad esempio inizieranno a tartassarti, ti potranno causare dolore, diventeranno oppressivi nei tuoi confronti, quindi ti verranno oppressivi nei tuoi confronti. Quindi hanno comportamenti, diciamo, talvolta anche le persone gelose nascondono dietro la gelosia queste caratteristiche, perché le persone gelose, le persone possessive
hanno queste caratteristiche, insomma, di prepotenza, perché una persona gelosa, una persona possessiva è abusante, no? È come dire, se vogliamo, è una persona che in qualche modo ti rompi i coglioni, insomma, fondamentalmente. Quindi, tra l'altro, salutiamo anche Monica, questa tipologia di persone, diciamo, crede di essere speciale, ma non è autostima, e non confondiamola con l'autostima, perché ovviamente non c'è niente di male ad avere un buon livello di autostima, avere fiducia in se stessi, anzi, è molto positivo. Però il narcisista, in realtà non ha autostima, in realtà ha un delirio di onnipotenza, quindi questo è un altro punto. Salutiamo anche Monica. Ha un delirio di onnipotenza che si manifesta proprio in tutti gli ambiti della loro vita. Quindi è spocchioso, è egocentrico, diciamo, e quando entra nella tua vita entra come uno tsunami, più distruttivo che produttivo. Ecco, queste sono tre caratteristiche. E tra l'altro si sente autorizzato a fare tutto, no? Mentre invece a te non vuole fare niente. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche, ovviamente, che nascono da che cosa? Nascono dal fatto che poi non hanno empatia, perché non hanno empatia, ma in compenso hanno tanta invidia, perché una delle caratteristiche del narcisista è l'invidia, hanno tanta invidia e sono arroganti e paragonano se stessi alle altre persone, sono continuamente a paragonarsi agli altri e non tollerano quando qualcuno gli dice che c'è qualcuno migliore di loro. Quindi questa è già un'arma che tu puoi usare, no? Un po' la criptonite per il narcisista. Inizia a dirgli che hai conosciuto persone migliori, che stai frequentando persone migliori, che lui non ti soddisfa, che non ti interessa, che hai conosciuto. Ecco, il disinteresse, manifestare disinteresse è fondamentale, perché questo è un po' come un proiettile di cristallo piantato nella fronte nei confronti del narcisista se gli dai disinteresse, ma devi disinteressartene davvero. Tra l'altro, spesso i narcisisti sono arroganti proprio, magari, che ne so, se escono con i camerieri, con le situazioni, si comportano, diciamo, in modo arrogante col cameriere, col barista, col cassiere, hanno fantasie, diciamo, di successo, ma sono soltanto fantasie. E comunque nella relazione imposta la relazione come dominio. Per il narcisista la relazione è io ti domino, io ti controllo, io ti governo, io faccio quello che voglio e tu devi essere a mia completa disposizione. Quindi ovviamente non tutti sono uguali, perché tutto è un continuum, ci sono quelli che queste caratteristiche le manifestano di meno e quelli che, un saluto a Nadia Blancato, e quelli che le caratteristiche le manifestano di più, no? Perché ovviamente, supponiamo una scala da 1 a 10, chi manifesta questi comportamenti 1, 2, 3, ma c'è chi li manifesta 5, 6, 8, 10. Quindi i livelli possono salire. Quindi questo è, non dobbiamo cedere, diciamo, alle promesse che ci fanno, perché il narcisista, quando vede che tu te ne vai, quando vede che tu ti allontani, cosa inizia a fare? Inizia a dire: e vabbè, ma io cambierò, guarda, è stato un errore, cambierò. Non credere al fatto che cambi, cioè cambierà in peggio, ovviamente. Anzi, se tu lo accetterai, poi ti ritriterà ancora di più. Quindi bisogna veramente liberarsene. Salutiamo anche Cecilia. Totalmente, perché persone, diciamo, che hanno questi comportamenti in modo manifesto diventano totalmente negativi, no? Diventano totalmente tossici, impostano una relazione veramente tossica, soprattutto attraverso il gaslighting, no? Che cioè iniziano a cercare di mettere in dubbio il tuo equilibrio, perché la forza del narcisista si manifesta quando mette in dubbio
il tuo equilibrio. Ma poi, sia che uno ti dice che devi cambiare tu, sia che ti dice che cambierà lui, poco importa, non bisogna accettare nessun compromesso. Accettare un compromesso con il narcisista è come firmare la prima cambiale da un usuraio. È come cambiare, è come firmare la prima cambiale da un usuraio. Quindi attenzione che cercherà di mettere in dubbio il tuo equilibrio mentale, ti farà diffidare, seminerà zizzagne, cercherà di farti diffidare delle persone della tua vita, dei tuoi familiari, dei tuoi genitori, dei tuoi amici, anzi, inizierà a contrapporsi ai tuoi amici, ti farà credere che soltanto lui o lei, perché vale anche per le donne, può amarti, l'unica persona che ti può amare, mentre tutti gli altri non ti amano tanto quanto lui o lei. Quindi ti fanno sentire poi ti fanno vivere anche sensi di colpa, no? Questa è un'altra caratteristica, ti fanno sentire inutile, e quindi arrivi al punto che dubiti delle tue capacità, dubiti. E noi abbiamo due poteri nella vita, no? Che dovrebbero essere il potere decisionale e il potere di conquista, quindi mettono in dubbio sia il tuo potere decisionale, quindi come tu puoi decidere, sia il tuo potere di conquista, quindi ti fanno sentire dubitante, diciamo, della tua capacità di prendere le decisioni giuste o di agire nel modo giusto. Quindi arrivi alla fine che gli concedi tutto quello che vuole, a fronte però di un prezzo da pagare che è un prezzo molto alto. Quindi, e poi pensi magari ossessivamente di aver sbagliato, pensi ossessivamente che tu sei la persona sbagliata e vivi costantemente in uno stato di negatività. Quindi, e devi avere la forza, se hai la forza, perché noi abbiamo due energie dentro di noi, abbiamo l'energia Eros e l'energia Thanatos. L'energia Thanatos è quella del decoinvolgimento. Quindi dobbiamo, decoinvolgerci e mandarla a fanculo. Tieni presente che se non lo mandi a fanculo in tempo zero è perché lui ti ha addestrato e quindi ti ha già manipolata, ti ha già addestrata. E tu inizierai a pensare, mentre ricevi palate di merda, mentre ricevi pesci in faccia, continuerai a pensare ossessivamente come renderlo felice. E più penserai di renderlo felice, più palate di merda riceverai, più corna riceverai, più trattamenti manipolativi riceverai, trattamenti punitivi del silenzio. E quindi questo è quello che farai. Entrerai in una situazione, come dire, sbagliatissima, no? Per cui fare degli atti di coraggio invece è il punto fondamentale. Intanto non permettergli, diciamo, di triangolare, perché non appena inizia a triangolare, magari triangola con una ex, triangola con un'altra, cioè ti mette in competizione con una, ti mette in competizione con l'altra, questa è la prima cosa che devi fare. Non appena triangola, caro amico, vaffanculo, te e quest'altra, e io me ne vado con un altro, e devi subito frequentare altre persone, devi subito chiudere con lui e buttarti nella mischia per darti altre emozioni, frequentare altre persone se ti va, o comunque darti altre emozioni. Questo è un punto fondamentale. Altrimenti, come dire, se accetti il vincolo dell'essere triangolata, vivrai la competizione con un'altra persona e l'unica cosa che otterrai sarà quella di coinvolgerti sempre di più. Sarà quella di coinvolgerti sempre di più. Quindi non devi mai, un saluto alla nostra Roxy Rosa, non dovrai mai, diciamo, ignorare e sacrificare le tue esigenze, ignorare e sacrificare i tuoi bisogni per il bene di una persona che ha, diciamo, che ha queste caratteristiche. E tra l'altro che tenderà, come dicevo, a isolarti, a farti vivere delle paure,
Ecco, questo devi imparare a farlo. Se vuoi essere felice nel momento in cui ti sei resa conto di tutto questo, manda a fanculo lui e manda a fanculo tutte le scimmie volanti. Perché se appena dice una frase, diciamo, sbagliata, come dice Anna Slai, devi chiudere, mandarlo a fanculo, bloccarlo dappertutto, sparire all'istante, ma non dargli la possibilità di ritornare, non dargli la possibilità di ritornare. E utilizza poi le scimmie volanti, come vedo anche Jennifer. Le scimmie volanti in questo caso potrebbero essere la ex moglie, ma potrebbero anche essere, diciamo, potrebbero anche essere altre cose, altre persone, no? I narcisisti hanno sempre delle persone che, come dire, che usano, come, che utilizzano per i loro comodi, insomma, che utilizzano per le loro esigenze. Quindi mai e poi mai, come dire, accettare di avere a che fare con questa tipologia di persone. Quindi sono soggetti subdoli, talvolta sono nascosti, no? E quindi anche questo è da tenere presente. Il gaslighting è uno degli strumenti preferiti che utilizzano, ad esempio, come ho già detto in tanti video, rappresenta un modo per farti passare per pazza, per farti passare per, diciamo, per incapace, per inadeguata. E poi, come se non bastasse, diciamo, ti massacrano pure, no? Se tu gli dici qualcosa, ti dicono: ah, ma come osi chiedermi queste cose? Ma come osi fare questo? Quindi, come dire, altro che fare, saluta Anna, altro che fare di tutta, come dire, due pesi, due misure. I narcisisti, per loro non c'è nessun peso e per te invece ci sono tutti i pesi di questo mondo, no? Quindi è importante rendersene conto, è importante capire che se abbiamo a che fare con persone, anche solo egoiste, l'unica arma che abbiamo è l'ira. Indifferenza, rifiuto e abbandono. Quindi le nostre armi sono l'ira, nel senso di indifferenza, rifiuto e abbandono. E anche togliersi dai coglioni le scimmie volanti. Attenzione alle scimmie volanti. Le scimmie volanti è un termine che venne preso dal libro Il Mago di Oz, e con questa espressione si indica l'entourage del narcisista, i suoi fedeli servitori. Nella pratica, sono persone che in qualche modo sono coinvolte, che lui utilizza per screditarti, che lui utilizza per, come dire, per danneggiarti, che lui utilizza per farti star male, no? Queste scimmie volanti sono esse stesse comunque spesso vittime del narcisista perché, diciamo. E questo è fondamentale. Altra cosa importante, non dipendere economicamente dal narcisista, perché, come dire, se uno dice mi lascia senza soldi, è perché probabilmente non ha delle sue risorse. Noi non dobbiamo assolutamente dipendere dal narcisista, dobbiamo avere i nostri soldi. Non possiamo vivere come dire, non possiamo vivere, come dire, dipendenti dal narcisista. Che ti dà la paghetta, che ti dà 5 euro, perché sarai sempre schiava. E purtroppo questo è un altro fatto fondamentale. Avere l'indipendenza economica è basilare. Se una persona non ha indipendenza economica, cosa può fare? Se per mangiare devi dipendere da qualcun altro, come dire, sarai comunque schiava, perché, come dire, ci sono dei bisogni. Ci sono dei bisogni che, come dire, che sono fondamentali, no? Se uno deve mangiare, diciamo, se uno deve mangiare avrà difficoltà e quindi bisogna, diciamo, intanto evitare di dare i nostri soldi al narcisista. E poi trovarsi la propria comunque indipendenza, trovarsi assolutamente la propria indipendenza e non averci niente a che fare di più con questa persona, no? Ma avere l'indipendenza economica, però, purtroppo o per fortuna, è un fatto fondamentale, perché quando inizi a dipendere da queste persone,
E ovviamente stare attenti a non farsi, come dire, fregare i soldi, insomma, questo è fondamentale, altrimenti sarà sempre più difficile uscirne fuori, anche se è meglio andare a mangiare alla Caritas che avere a che fare con un narcisista, meglio vivere magari in una casa più piccola per risparmiare i soldi dell'affitto che avere a che fare con un narcisista, questo è un punto fondamentale. Quindi occhio a non farvi ripescare dai narcisisti, occhio a non entrare in queste situazioni, perché tra l'altro purtroppo, come dire, se si resta vittime poi diventa anche difficile venirne fuori, no? Se si è dipendenti. Quindi una volta che hai capito, tra virgolette, che sei caduta nella rete di un narcisista che tenderà anche a ricattarti, che tenderà anche a mettere in atto comportamenti di questo genere, devi imparare ad fare un atto di coraggio. Quindi l'atto di coraggio è il semplice vaffanculo, non mi interessi più, io posso vivere benissimo, anzi, vivo molto meglio senza di te che con te, perché soltanto in questo modo, e concentrandoti su altre cose, evitando di generalizzare però, no? Evitando di dire con Mario Rossi è andata male e andrà male con tutti, non è che tutti gli uomini sono uguali, però quando incontrerai il prossimo dovrai prima di coinvolgerti fare qualche verifica preliminare, capire in modo preliminare se può essere la persona giusta o se non può essere la persona giusta. Questo è un punto fondamentale, ovviamente, perché poi come possiamo dire, le fasi sono sempre quelle: prima ti idealizza, poi ti svaluta, poi ti scarta, poi ti distrugge e poi cerca di ripescarti, perché cercherà poi di ripescarti a condizioni sempre peggiori. Quindi devi interrompere per forza questa catena, interrompere per forza questa catena e guardare oltre, interrompere questa catena e andare avanti. E questa è l'unica cosa, no? Perché nella fase della svalutazione inizierà a tartassarti, però poi dopo cercherà anche di riprenderti. Dopo lo scarto cercherà in qualche modo di ripescarti, prima cercherà di distruggerti e poi ripescare le tue macerie fondamentalmente. Quindi tu non devi accettare assolutamente questo, perché tanto i comportamenti sono ripetitivi, sono sempre gli stessi, ti toglieranno energia e quindi in questo caso è l'unica possibilità che hai, una volta che hai compreso tutto questo, una volta che ti sei resa conto di tutto questo modus operandi, di come si comporta, di come agisce, di cosa fa, l'unica tua possibilità è veramente quella di fare un atto di coraggio, che non vuol dire non avere paura, perché un atto di coraggio non vuol dire non avere paura, però vuol dire agire nonostante la paura, trovare la forza intanto di andare avanti da sola. Perché è fondamentale avere la forza di andare avanti da soli, perché se non hai la forza di andare avanti da sola, resti invischiata in situazioni nefaste. E una volta che vai avanti da sola, poi te lo togli dai coglioni e basta, punto, e guardi oltre, senza, come dire, rimanere intimidita, inerme, scoraggiata e offesa, ma sempre propensa a volerlo conquistare. No, non devi volerlo conquistare, devi volerlo togliere dai coglioni. È questo quello che devi volere, perché poi i narcisisti prediligono persone empatiche, prediligono persone, diciamo, prediligono persone che sono in qualche modo succubi. Ecco, quindi levarsi dai coglioni è il punto fondamentale che ti salverà totalmente da queste situazioni.